traduzione all'opera, al melodramma. E il motivo di quest'anno è un motivo molto importante dal punto di vista della storia musicale, letteraria, e il fatto che la fama di William Shakespeare in Italia è dovuta al fatto che Verdi se ne innamorò. Si innamorò delle storie, si innamorò di tutte quante queste storie sanguinolente, molte, no? Tragedie, eccetera, e quindi fece venire fuori personaggi straordinari come Otello, come Falstaff, come il Macbeth e altri, e quindi da quel punto in poi le persone cominciarono a chiedersi: ma chi è questo William Shakespeare? Anche perché sapete che l'inglese non era così diffuso come oggi, e le persone colte, quelle che studiavano un'altra lingua, studiavano il francese e non l'inglese, quindi c'erano naturalmente traduzioni, sistemi, però insomma era molto meno seguito. Quindi c'è questo legame molto interessante fra il melodramma in Italia e William Shakespeare. Quindi la fama di Shakespeare in Italia dipende da questo. E dato che quest'anno è il quarto centenario della morte di Shakespeare è morto, secondo la tradizione è nato ed è morto lo stesso giorno, il 23 aprile, che poi è il giorno anche di Miguel de Cervantes, quindi un giorno particolare da questo punto di vista per quanto riguarda la letteratura, del 1616, quindi nel 2016 stiamo celebrando, no? Infatti sono tante iniziative, i 400 anni della morte di William, a cui molti di noi sono legati per tante esperienze, e quindi lo spettacolo di stasera è dedicato, speriamo che possiate divertirvi, anche se noi vogliamo inserire all'interno di questa presentazione il ricordo delle vittime di ieri a Istanbul. Perché è strano, no? Che cosa ci accade? Ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Non è fatto caso. È come questa notizia, che è tanto grave, di quelli di Parigi, di Bruxelles, eccetera, sia già scomparsa nelle cronache di oggi, no? quasi non considerate. Allora vogliamo dare un momento di attenzione, anche se lo spettacolo è uno spettacolo, speriamo, divertente, no? In cui avremo la possibilità di fare tante considerazioni, però lo vogliamo dedicare, se avremo un momento particolare di ascolto, buon divertimento, speriamo che vi possiate divertire, che sappiamo fare quello che ci viene chiesto, e cominciamo subito un palco all'opera e lo cominciamo secondo la tradizione.